Guarda che sono 30 anni che c'è questa storia, anzi 40, quindi si sono succedute le amministrazioni di tutti i colori, di tutti i partiti, e tutti quanti hanno lasciato le cose in mano a un privato, possiamo fare i nomi, all'avvocato Cerroni, che è il padrone di tutta la Valle Galeria, praticamente si è comprato tutte le terre dei contadini. E oggi avete detto no, tutta questa gente oggi... No, assolutamente! È una marcia lenta, silenziosa. Migliaia di candeli illuminano l'oscurità di Valle Galeria, la valle delle discariche. Non viviamo più qua, siamo pieni, pieni di tutto. Gassificatore, inceneritore, discarica, c'è tutto. Per decenni questa gente ha sopportato il peso di Malagrotta, spazzatura a cielo aperto. Adesso, a qualche centinaia di metri da quel sito, una nuova discarica a Monti dell'Ortaccio potrebbe accogliere i rifiuti di tutta Roma. Non ne possiamo più, cioè ognuno di noi in famiglia ha una persona, un parente che è morto di tumore, mio nonno stesso è morto di tumore, non ce la facciamo più, a parte bambini malati, esatto, gli stessi medici lo dicono, quindi non ne possiamo più. È assurdo pensare che questa emergenza poteva essere risolta molto tempo fa, se soltanto le autorità si fossero impegnate a pensare a una soluzione. Avviando un ciclo virtuoso della raccolta rifiuti. Esatto. Che noi abbiamo suggerito mille volte, e insomma, cioè, la gente che sta qua lo conferma. Eccesso di tumori alla laringe per chi vive nella Valle Galeria, elevati rischi di mortalità per patologie tumorali per chi lavora nelle discariche Malagrotta. Lo scrive una relazione epidemiologica dell'ASL Romae. Si muore e nessuno dice niente. Mia madre è stata operata di tiroide e adesso ha una leucemia, quindi combatto anche per lei.